Buongiorno a tutti ragazzi da Juventino Periferico. Ma perché esiste sempre sta guerra qua su YouTube? Sempre sto predominio di sapere più di che altro. Sapere più degli altri. Sapere più di che altro. Non mi importa, ragazzi, tanto mai mi capì come che sono. Comunque, sapere di più dell'altro, ragazzi, sapere più dell'altro. Ora, ragazzi, ma su YouTube, ma cosa fate la guerra su YouTube che non serve? Uno che si scanna più degli altri, più dell'altro. Ragazzi, tu non ti capisci niente del calcio, del. Se parla sempre di roba, ma se parla sempre di Juve, di mercato, lo so, ragazzi, calma, calma, dai. Oh, ragazzi, YouTube non sei una piazza, cioè, potrebbe essere anche una piazza di ritrovo, perché YouTube, diciamo, siamo in 300 milioni di youtuber che carica video ogni giorno. Non dico neanche no. Però, ragazzi. E poi, per fare 6-7 ore di live, ragazzi. È una roba da. Diciamo da sbattimento del cervello. Sbattimento proprio de mentale, fisico, ragazzi. Io non sono il mio caso, non è il mio caso perché ragazzi ormai mi conoscete come sono. Io faccio qualche live così a ore perse, che ormai ragazzi, però ragazzi non vedo tutto sto accanimento per avere persone che si scannano tra Juventini e interisti. Interisti e Juventini. Ragazzi, è diventata una soap opera. Ragazzi, una fiction. Juventini e interisti. Ragazzi, a parte che ragazzi, è sempre stato un confronto diretto tra due tifoserie che si martellano di neanche di odio reciproco. Però ragazzi, se parla del calcio, al di fuori del calcio non ci può stare. A livello calcistico lo sfottò ci sta, tutto quello che volete, è bello dire scusami la parola, ragazzi, a Juve ruba, ma ragazzi non c'è né la prima né l'ultima, ragazzi, ma soltanto a Juve, par l'Inter, mi parlo dei tifosi interisti. Ma pensate che la Juve abbia rubato solo lei? Non lo so. Vabbè. Lasciamo il discorso perché non sono l'ultimo a giudicare, non sono niente, ragazzi. Poi, ragazzi, non so se chi vedrà questo video fino alla fine. Ecco, questo sarà il mio timbro. Sarà il mio timbro di fare video. Non so chi guarderà il video fino alla fine. Perché ragazzi non sono un parlatore accanito di. Perché ragazzi mi impappo sempre a parlare, però diciamo quando mi vengono a fare video li faccio, dopo per chi piace i miei video li faccio, e se no ragazzi sono altri canali. Però ragazzi non vedo tutto questo accanimento per una squadra di calcio, ragazzi. Oh, fate che ragazzi, ma su YouTube,
realtà, ognuno si esprime il suo pensiero. Però ragazzi, non vedo tutto sto arrabbiarsi perché ti sei meglio di me, ti fai una scuola di merda, scusami la parola, ma mi sei venuto perché ormai, ok? Ah sì, dai, dai ragazzi, non stiamo là a tirarsela, a tirarsi, no, sì, avete capito, però ragazzi, non vedo una bella prospettiva di YouTube, perché YouTube è diventato, diciamo, un magna magna, cioè, è più ridicolo di YouTube, è più ridicolo, diciamo, chi che arriva al limite di dimostrarsi superiore oppure ti sei meglio di me, certe robe, certi argomenti, ma cosa ho avuto a parlare, non te sei niente, va tipo, insomma, per dire che tanto si scana a dire che non ti capisci niente, e vaffa di qua, vaffa di là, non ti capisci niente, ma ragazzi, ma dove siamo arrivati? Adesso il fulcro del video, spero che l'abbiate capito, che faccio video semplici, intuitivi e diciamo un pochettino ragionati, se vogliamo dirla così. Sono il mio piccolo. Però ragazzi, dai, cerchiamo di essere più obiettivi su YouTube e far capire che siamo brave persone al di fuori di YouTube, anche dentro YouTube. Perché ricordiamoci che fuori di YouTube ci sono utenti che giudicano per quello che siamo, per quello che rappresentiamo e per quello che vogliamo trasmettere, perché se continuiamo sempre a martellarci di insulti, parolacce, odio, che dentro c'è anche l'odio, perché è impossibile, però certe persone non se ne rendono conto. Adesso non sto là a fare il predicatore di YouTube, però ragazzi, no. Non è giusto far passare un messaggio, un messaggio sbagliato a persone che piace seguire i tuoi video, il tuo essere. Ragazzi, non farò tanti iscritti. Mi rendo conto, non sono uno che giudica gli altri. Però ragazzi, tento un po' anche di trasmettere il mio pensiero verso a quello che vedo. Perché può darsi che sbaglio, c'è tanto accanimento, ma dopo alla fine ci riusciamo sempre a capirci. Però ragazzi, è difficile anche riappacificarsi nel mondo YouTube, perché sul più bello che fai degli argomenti che sono piccanti, oppure ti offendono la famiglia, là siamo proprio agli estremi, ma non sono io che lo dico, ma anche gli altri YouTuber, perché al di fuori del campo calcistico siamo a posto. Però se andiamo al di fuori del fulcro del discorso, e là ragazzi, no, non ci siamo. E io spero che, diciamo, con questo messaggio arrivi a più persone, però è impossibile.
Però io cerco di dare nel mio piccolo pensiero. E niente ragazzi, io ragazzi mi piace più interagire con altre persone che pensano in modo genuino quello che porto. Poi ragazzi, non posso avere uno scontro diverso di altri utenti che non la pensano uguale a me. Perché, diciamo, nel mio piccolo canale non ci sarà mai uno scontro di odio o di parolacce, perché ragazzi non serve, è inutile. E niente ragazzi, questo è un piccolo pensiero che volevo dire. Niente ragazzi, ci sentiamo e ciao a tutti. E mi raccomando, se volete iscrivetevi al mio canale e noi ci sentiamo alla prossima. Ciao ragazzi.